Una buona serata Marina a te e telespettatori di Rete 8, con il collega Andrea Berardinelli ci troviamo all'interno del Palabecce al porto turistico Marina di Pescara, dove stanno proseguendo le vaccinazioni. Questo pomeriggio è stata la volta del personale scolastico, domani invece torneranno a vaccinarsi gli anziani, gli over 80, sperando che non si registrino le code dei giorni scorsi, ma di questo parlerai poi tu nel corso del nostro TG. Ci sono delle novità che è anticipato, e cioè l'ordinanza firmata proprio nel pomeriggio dal presidente Marsiglio e che ha introdotto 3 comuni del Teramano in zona rossa. Si tratta di Silvi, Pineto e Roseto, per l'aumento dei numeri dei contagi tra la popolazione e soprattutto per la circolazione della variante inglese. Dunque, come anticipato da qualche giorno, è stata firmata oggi pomeriggio l'ordinanza di Marsiglio, lo ribadiamo, i comuni di Silvi, Pineto e Roseto, i 3 comuni del Teramano, sono inseriti in zona rossa. Andiamo ora a darvi conto del bollettino aggiornato con i dati della regione sui nuovi casi Covid in Abruzzo di oggi, che sono più 573 rispetto a ieri su 8.584 test, di età compresa, pensate, il più piccolo appena 4 mesi e il più anziano 93 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti purtroppo registra 11 nuovi casi e sale a 1.731, e di questi 11 il più giovane aveva 57 anni. Veniamo alle note invece confortanti, e cioè guariti più 573 rispetto a ieri per un totale di 40.708. Gli attualmente positivi invece in Abruzzo sono 13.040 con un meno 15 rispetto a ieri. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra i tamponi molecolari e i test antigenici del giorno è pari al 6.6%, in crescita rispetto al giorno precedente, soprattutto rispetto a ieri. La pressione sugli ospedali, 638 pazienti più 4 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 82 meno 3 rispetto a ieri, ma con 8 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 12.320 meno 16 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. Per concludere, solo puntualizzare come ancora le province di Pescara e Chieti siano quelle che registrano il maggior numero di contagi. Per il momento è tutto, io ti restituirei la linea augurando una buona serata ai telespettatori del TG8. Grazie. A te Marina.